Successo per l'Amen Scuola Basket Arezzo per 109-65 contro Lotti Galli Terranuova. Gli Amaranto chiudono così il girone eliminatorio di Coppa Toscana punteggio pieno. Nel prossimo weekend si giocheranno l'accesso alla Final Four. Fin dai primi minuti di gioco la squadra di Coach Mille è riuscita a far pesare la differenza di categoria con i valdarnesi allungando nel punteggio. Dopo il 30-18 del primo quarto il divario è andato ad aumentare con il passare dei minuti diventando 60-30 all'intervallo lungo e 86-44 alla fine del terzo periodo. Nell'ultimo parziale comunque Terranuova ha contenuto il passaggio 23-21 per un punteggio finale di 109-65. Purtroppo a rendere meno positiva la partita è l'infortunio capitato a Castelli che ha dovuto abbandonare il campo e recarsi in ospedale per le cure del caso con l'augurio che la sua assenza dal parquet sia più breve possibile. La Mesba tornerà in campo giovedì per un'amichevole ad ingresso gratuito al Palasport Estra contro Perugia Basket, palla 2 alle 19:30. Tre vittorie su tre partite iniziali con la squadra praticamente al 50% ricostruita sarebbe stato inizialmente una cosa prestigiosissima. Questo si è verificato e con grande merito, quindi diciamo così, non si può fare una proiezione sul futuro e su quello che sarà il campionato, però chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi diciamo così, siamo soddisfatti, il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto. Direi sicuramente che siamo soddisfatti, ma soddisfatti primo perché i ragazzi nuovi che sono arrivati stanno rendendo per quello che ci si aspettava. Secondo perché il gruppo dei ragazzi di Arezzo stanno facendo un lavoro straordinario, sono con un collante eccezionale e stanno aiutando ad integrare i nuovi all'interno del gruppo in maniera super. Stanno lavorando molto bene gli under con impegno, voglia, non mancano mai gli allenamenti, quindi stanno contribuendo anche loro a mantenere un'intensità e un ritmo in allenamento buono, ma in primis da lodare è l'apporto dello staff tecnico. Tra Marraccini e Pasquinuzzi stanno dando una grande mano ed è grazie anche e soprattutto al lavoro attualmente atletico di Simone Marraccini che stiamo riuscendo a carburare sempre di più. Io ci metto del mio, e un po' alla volta ci vorrà del tempo per limare le questioni tecniche perché sono passate solo poche settimane, quello avremo tempo durante l'anno, però la base direi che è più che buona.